Giuseppe Petizioni, come coordinatore, che è un'iniziativa promossa dall'Associazione Contemporanea, cioè una collezione di giovani scrittori partigiani. Abbiamo iniziato con Alessio Torino e passato un po' di tempo tra un'iniziativa e l'altra in questa sede, ma speriamo di fare cosa in verità a chi segue un po' la letteratura e le vicende dei giovani scrittori partigiani. E stasera abbiamo Adriano Prato, che è un mitolo argentino, e da 83 che risiede in Italia, e praticamente con un po' di tempo ha pubblicato tre volumi che sono disponibili là in fondo, che voi siete stati, al prezzo di uno di 10 euro. E praticamente il coautore è proprio centrato prevalentemente sul autore, poi si presenterà anche un ultimo libro pubblicato per capire un po', no, l'attività dello scrittore, soprattutto in questo caso anche con questa doppia ruota, l'apparenza della lingua da spagnolo all'italiano. E quindi io non mi dilungo molto, introdurrò l'incontro di Lina Gelso, che già più volte ha partecipato a queste iniziative, e noi la ringraziamo per questo, perché una cosa di Lina è una cosa così semplice come uno possa pensare. Noi siamo molto contenti. Quindi passo adesso il microfono a Lina, che ci introdurrà l'autore Adriano Prato. Grazie. Qualche modo una svolta alla mia vita, e
e sono venuto in Italia. Sono venuto in Italia nell'87, innanzitutto sono arrivato alle Canarie, sono andato alle Canarie perché mio padre era americano e io volevo vedere il posto dove era nato mio padre, volevo vedere qual era il mio figlio, insomma, in qualche modo. Lì ho trovato dei parenti che proprio mi hanno accolto a braccia aperte. Per capire, ci ho trovato lavoro, un appartamento, c'era l'università a Macerata, molto vicino, e ho cominciato a studiare. E come diceva Bruno, il mio viaggio è finito dove doveva cominciare. Quindi sono rimasto alle Canarie e tuttora sono qui, forse il viaggio dovrà continuare, non so se si farà. E rispetto alla lingua, sì. Allora, dall'87 io ho continuato a scrivere in spagnolo in 10 anni, anche di più, fino al 2000 ho continuato a scrivere in spagnolo nonostante abitassi in Italia. Avevo contatti con le case editrici argentine, con alcune riviste, per esempio ho tradotto le poesie di Primo Levi allo spagnolo, avevo fatto un'antologia di poesie di Primo Levi, e insomma ero in contatto ancora con la mia lingua, volevo conservare, no? Era l'unica cosa a cui mi sentivo, adesso un po' meno, però mi sentivo proprio legato, più che all'Argentina, al posto in sé, al luogo fisico. Ero legato alla lingua, al modo di dire le cose, no? Perché anche le cose, no? quando le nominano una lingua, le nominano un'altra, è come se ne parlassero in modo diverso, come se le cose fossero diverse, no? Forse perché ci sono alcuni oggetti, per esempio, che uno nomina che nominare in un modo a tutto un corredo di ricordi che si porta dietro. Che poi, per esempio, tanto per fare un esempio, l'italiano per me è una lingua senza infanzia. I sapori, i colori della mia infanzia parlano in un'altra lingua. Così come mi viene da pensare che lo spagnolo è una lingua senza vecchiaia per me, perché non che sia finita, adesso non voglio essere tragico, però in qualche modo c'è un passato, un abbandono anche. E quindi da un certo punto della mia vita, adesso mi trovo proprio a metà della mia vita, no? Cioè una metà l'ho parlato in una lingua, l'altra metà in un'altra. Poi nel 2000 poi successo così, che io fino al 2000 vivevo un po' quasi una situazione che pensavo di tornare, o quantomeno vivevo con un piede in Argentina e con l'altro. Nel 2000 è nato mio figlio e quindi lì un po' mi sono radicato ancora di più qua in Italia e ho cambiato vita. Ho cominciato a scrivere il primo libro che è uscito con un editore che si chiama Fernandelli di Ravenna. E niente, è stato abbastanza apprezzato, allora questo mi ha dato la spinta di continuare a scrivere in italiano. Quindi praticamente lei è nata in Argentina, però i suoi vicini sono anche italiani, quindi sentiva i suoi parenti non parlare anche in italiano. Quindi là era come se fosse un immigrato di seconda generazione. Praticamente lei considera lo scrivere in italiano anche come un ritorno alla lingua di origine, oppure soltanto come una lingua che si apprende dopo, quindi una lingua, come dire, di Wilco, in cui c'è più sfrezzatura, perché da un certo punto di vista, come diceva lei, la lingua è una lingua che ha perduto la fase, quella infantile, no? Quindi forse anche un pochino più distaccata, cioè è una lingua dello straniero,
che necessita di uno studio, di un apprendimento un po' più difficile? Allora, intanto una riflessione che si fa, che almeno cerco di fare io rispetto alla lingua, che la lingua insomma in qualche modo non è un corpo grammaticale, è anche un punto di vista, è anche una ermeneutica del mondo, è un modo in cui noi interpretiamo la realtà, noi interpretiamo la realtà in qualche modo attraverso la lingua. Ora, quando si cambia lingua, quando si passa da una lingua all'altra, io vedo che si cambia anche il modo di concepire la scrittura stessa. Molte cose, per esempio, Ermini ha nominato un autore che è Winnicott. Se uno legge questo, che magari tutti lo conoscono, ricordo chi è un autore argentino che fine anni 50 è venuto in Italia e poi nei primi anni 60 ha cambiato lingua, ha cominciato a scrivere in italiano. Ha pubblicato quasi tutto con Avelli, quindi è stato non tra i fondatori ma tra i primi collaboratori di Avelli, con Calasso. Bene, se uno vede la produzione letteraria di Wilcock degli anni 50, quella che aveva scritto in spagnolo, e vede la produzione letteraria che aveva scritto dopo che aveva cambiato lingua, troviamo che sono testi completamente diversi, in modo diverso di concepire anche la scrittura, non solo la lingua. E questo credo che sia proprio così. Insomma, il cambiare lingua ti porta anche a vedere diverso anche la scrittura, ma anche la realtà stessa, no? Cioè, la concepire diversamente. Penso, per tornare un po' alla domanda, io l'italiano che conoscevo, l'italiano l'ho imparato da grande, l'ho imparato qua, non sono venuto in Italia, ma non lo sapevo prima. I miei genitori erano andati via dall'Italia quando erano piccoli, mia madre ha fatto la scuola elementare in Argentina. E l'italiano che conoscevo era il dialetto molisano di mia nonna, che era proprio un dialetto stretissimo, mia nonna di Riccia, un paese di Campo Basso. E che era un dialetto mischiato un po' con la lingua, con lo spagnolo. E c'era questo ibrido bellissimo che in Argentina viene chiamato Cocolice, ed era usato nel teatro del 1900, cioè, no? Che si imitava al modo di parlare dell'italiano, che era questa lingua che era molto bella, ci voleva un secondo traduttore, diceva mia madre, però diciamo che l'italiano che conoscevo era quello, e quindi quando sono venuto in Italia ho capito tutte le sfaccettature di italiano, no? E questo mi sembrava meraviglioso. Quando uno si sposta in Argentina fa 1000 chilometri per esempio per andare in Patagonia, per andare al nord, si parla più o meno la stessa lingua, quindi basta fare 2 chilometri già. Quindi questa è una cosa che colpisce molto. E un'altra cosa che colpisce molto quando ti trovi a cambiare lingua, insomma a cercare di capire meglio l'italiano, è che sempre trovi questo doppio registro linguistico, no? Trovi una lingua parlata che raramente si riscontra con la lingua scritta. E tanto per capirci, io so che in Argentina io ero abituato a leggere e a sentire la lingua che leggevo, la sentivo per strada, è una lingua molto vicina alla realtà, no? Perché invece noi in Italia, che da tanti in poi c'è questo vulcanismo da una parte e dall'altra questa lingua più bassa che riguarda la realtà, che non sente secondo me. Questa è una cosa che colpisce, secondo me, gli stranieri che cominciano a approcciarsi con l'italiano. Infatti poi vorrei chiedere un'ultima domanda adesso, che cioè, ho cercato di rintracciare delle tracce che
Perché leggendo i libri, leggendo il libro c'è differente, certo, no, non potrebbe proprio dire, cioè non mi viene in mente di averci la sua lingua madre non è di italiano, ovviamente. Però ci saranno delle marche di spagnolo, questi fatti. E mi è sembrato, probabilmente non lo sarà, però la, se non ricordo male sono una parola tipo ingrossanti nel riporto. E mi fa pensare tipo a certi termini che usa Dante, tipo idratarsi, insubicarsi, che fanno parte del filone del verso della lingua italiana che non ha avuto molto successo in letteratura, che però è improntato al plurilinguismo, quindi non alla purezza che poi avrà successo dopo. Non per fare, non per fare paragoni assoluti, però quello che volevo dire, forse. Gli apporti di altre lingue, di persone che hanno un passato diverso, una lingua diversa, arricchiscono la lingua italiana anche proprio da questo punto di vista. Non che sia un pastiche, la lingua è terza, l'ironia è molto contenuta, è pulita. Forse anche l'ironia ha più, la stessa ironia ha più, più radici nella letteratura argentina che in quella italiana. Però chiedo dove ci sono dei frammenti di spagnolo e dove sono? Sì, no, questo è vero. Allora, dove sono? Io non lo so perché veramente c'ho un limite e poi a volte non riesco a capire dove finisce la mia conoscenza dell'italiano e dove comincia perché. Non lo so, per esempio, una volta avevo scritto un aggettivo in un racconto che era procedoso, avevo scritto strano e procedoso. Avevo tradotto praticamente letteralmente quello che in spagnolo, e che viene abbastanza accettato, è casus procedoso. E io avevo scritto strano e procedoso. E un mio amico mi ha detto, guarda che forse l'ultimo che ha usato questo aggettivo è stato Dante quando ha tradotto le ode di Orazio. E lì ho capito anche un po' questo, il valore semantico delle parole, no? Perché esiste, il procedoso esiste, però è desueto, come termine, no? E allora bisogna stare attenti, non alle parole, come vengono usate. Ecco, a me questa parte qua, diciamo, mi sfugge un po', non sempre capisco bene dove sta. E niente, per quanto riguarda, diciamo, l'arricchimento, questo è vero, così è vero che gli stranieri, adesso, scegliere dalla provenienza, è un arricchimento per la lingua, così come è stato un arricchimento per lo spagnolo l'immigrazione degli italiani, francesi, no? Che per esempio la lingua, il nostro spagnolo, l'argentino, si è arricchito molto con l'influenza dell'italiano e del francese. E credo che, insomma, che in Italia, insomma, cioè, la presenza di altre lingue, di altre contaminazioni non siano altro che un bene, no? Cioè, gli dà una piega diversa, un respiro diverso, perché sono le lingue straniere che entrano in qualche modo, che si incrociano con l'italiano e vedono anche l'italiano da un altro punto di vista, no? Cioè, per esempio, sì, quello che tu dicevi di lottarsi, ho usato, per esempio, mi è venuto che ero naturale, così come sto adesso io ho usato il termine ingomitato, un personaggio che è ingomitato sul tavolo, cioè che vuol dire così, che effettivamente in spagnolo esiste, cioè è incodato sopra la mesa, si dice, no? Che è normale, è incodato sopra la mesa, vuol dire mettere i gomiti sul tavolo, e io l'avevo usato normale, ma mi hanno fatto notare che effettivamente non c'è l'italiano, che siccome funzionava l'avevo lasciato. Niente, io quando scrivo, mando il testo all'editore, poi c'è tutto un passaggio, no? di revisione, e alcune cose, cioè, una buona parte di cose che suonano un po' strane,
Però io sinceramente non me ne accorgo, problemi, perché non ho avuto queste difficoltà, non ho avuto problemi.
sociale che riguarda la mia vita personale, no? Credo che in qualche modo io la concepisco in modo diverso, torno a un'idea di letteratura un po' diversa, che non so, cerco di raccontare cose anche un po' ironiche, di creare o altri autori di riferimento, che non sono quelli che effettivamente hanno gli autori che scrivono sulla migrazione, ecco. Cerco di scrivere più occupandomi più di letteratura che di, diciamo, letteratura con una chiave sociale. Quello del riporto è un professore universitario che ha proprio in famiglia, padre, nonno, avevano già il problema dell'alopecia e si pettinarono i capelli con questo riporto che tra l'altro ha un'entrata in catalogo per tipologie, quello che parte dall'albero e poi dalla testa, quello che dopo magari si dirà lui, anche se so che ne dite un quarto comunque, dopo magari ne parlerete. Però non è questo che è quello di dire. Il fatto è che questo personaggio, anche parlando in loro così, è anche naturale, ha una scena molto singolare, cioè non è una storia proprio, almeno all'apparenza. È un problema molto specifico, poco comune, perché oggi quasi nessuno si pettina più con il riporto. Quindi volevo sapere come si arriva. Evidentemente è il simbolo di qualcos'altro. Io lo so perché ho letto il libro e devo dire che non ci sono oscurità, è quasi tutto detto. Cioè, la metafora è formata da tutti e due, dal significato e dal significante. C'è sempre anche il secondo termine. No, che questo, no, con questo non voglio banalizzare nulla. Dico soltanto che nel libro, tra le righe, è detto già quello che ti vuole dire. Quindi lo chiedo, il riporto, che cosa significa? Il riporto in realtà significa riporto, cioè è semplicemente lui che dietro alla storia ci sia chissà quale significato, è semplicemente la storia di questo, anzi faccio una parentesi, a me piacciono molto le ossessioni delle persone, mi piacciono raccontare proprio le ossessioni delle persone. Il libro precedente, che la Pelusa, appunto come dicevo, un personaggio ossessionato dalla polvere, come dice sempre. C'è un altro libro che era uno che decide di suicidarsi, poi va a spendersi gli ultimi soldi che ha al bar, perché tanto non ne servono più, e poi appende il suo cappotto su una pentola e quindi glielo rubano. E la mancanza di questo cappotto costituisce una ragione di vita. E allora il libro è tutto centrato sulla richiesta a questo che gli ha rubato di restituzione del cappotto. Si chiama Restituisci il cappotto. Primo questo libro. È molto ossessivo, mi fa sempre ripetere sempre le stesse cose. E insomma, mi piacciono molto le ossessioni delle persone, cerco in qualche modo di prenderne una e puntare su quella e far girare tutto il mondo. E questo in particolar modo è l'ossessione del nostro, che insomma c'è la questa ossessione del riporto, la ossessione del riporto. E sì, e poi cerco di vederlo da tutti i punti di vista, no? Di farmi anche una casistica di riporto, di quelle persone che lo portano, perché anche dal punto di vista del personaggio, no? Mi vede il mondo attraverso il come uno si concentra. C'è una visione anche della storia dal punto di vista dei capelli, perché per lui dice che attualmente c'è una sorta di imbarbarimento con la rasatura, la gente si rasa per
segnale di un abbandonamento, una perdita di quella eleganza che portava al riporto, per esempio, no? Per tutta una visione un po' distorta, diciamo. Però comunque è in qualche modo fine il discorso. Non so se... Perché a un certo punto lui dice che allora ti perdi il riporto, perché il riporto è una forma di mascheramento, nello stesso tempo svelamento, no? Maschera, ma allo stesso tempo dice che è caldo, quindi come dire, non voglio cadere nell'ipocrisia di far vedere una cosa che non c'è, però allo stesso tempo la nasconde, quindi c'è questo doppio, questa doppia sfumatura. Inoltre il riporto, dinanzi al riporto significa votarsi alla generazione, perché il vento, per dire, cioè al fallimento totale, oppure alla coltivazione di diventare tutta la vita questa cosa, cioè occupa tutto il tempo quasi di tutti i pensieri che ti sentono stare. Il vento, per esempio, sì, addirittura il giorno stesso non si muove, un soffio di vento lo aveva sentinato. In più, anche all'ambientatore, se c'era un ventilatore dietro che si poteva spegnere, quindi dovrà scogitare il muro di nuovo. Però non solo questo, è anche il simbolo del suo, diciamo, non proprio odio, però verso le altre persone, perché sarà uno che perde la propria cuore, sarà sempre oggetto dello schermo degli altri, no? Quindi c'è anche questa... Non è che è un significato profondo, però è comunque il simbolo della sua personalità, il corpo. E volevo leggere una frase che proviene dall'altro libro, e dice: c'è tanta di quella profondità in superficie che a volte mi sembra che le cose stiano all'interno. Se ci pensiamo, il corpo effettivamente è la superficie estrema dell'uomo, e mi sembra che questa cosa potrebbe essere anche il percorso che lei utilizza per arrivare alla storia, cioè come se lei prendesse un particolare e lo ingrandisse di misura, e poi da questo creato può anche a catena tutte le tipologie che la vanno a fare. Sì, guarda, mi fa tanto piacere che abbia detto prima, perché la ricerca, insomma, il racconto, quello che scrivo in qualche modo, è cercare proprio la profondità della superficie, no? cercare quello che c'è di profondo nella superficie, cioè uno che pulisce la bolla che sta sempre. E questa è una cosa che, insomma, in qualche modo mi piace concentrarmi su queste cose qua, su quello che si vede. Secondo me un po' quello che si vede realmente non si vede. E niente, questo personaggio viene in qualche modo un giorno da un personaggio. Allora c'è questa grande ossessione del riporto. E un giorno, mentre lui fa una lezione, inaspettatamente, ha un libro in mano, sta descrivendo, sta mostrando alcune marche tipografiche del 500 che lui insegna materie in biblioteconomia. E uno studente, una gratuita, si alza, si avvicina alla cattedra e lì e lo spettina. E quindi questa spettinata in qualche modo lo mette a nudo di fronte al mondo. E lo mette a nudo di fronte al mondo. Da quel momento in poi questo personaggio quasi che decide di abbandonare tutto, di abbandonare la propria famiglia, di abbandonare il lavoro e di andarsene. Ma un po' questo gesto era un po' il punto di partenza del libro. Io volevo raccontare qualcosa che riguardasse una persona
Cioè, vogliamo trovare qualcosa che uno, una scusa per cui uno lascia tutto e va a vivere da un'altra parte, no? In quel periodo avevo letto un libro che è molto bello, si chiama L'anno della lepre di Pasinio, di un finlandese. Non so se qualcuno ha letto un libro molto bello, che lui va con una macchina, investe una lepre e poi scende la macchina e vede questa lepre con una gamba rotta e la braccia si addentra con questa lepre nel bosco e da quel momento in poi abbandona tutto, abbandona la famiglia, il lavoro, tutto e comincia tutta un'avventura per il bosco con questa lepre. E mi era piaciuto molto. E comunque la letteratura su questo filone di qui è terminata. E niente, io volevo raccontare questo. Mi era sembrato, ho pensato che effettivamente poteva essere una ragione plausibile per abbandonare tutto, il fatto che uno viene messo a nudo, uno che si fa il riporto, c'è la sessione del riporto, viene messo a nudo davanti a tutti con una scaglia da vedere. E quindi poi abbandona la famiglia, il lavoro e se ne va, se vuole andare a vivere nel bosco. Cosa c'è? Voi che non c'è niente per questo, in quel limite. Si chiama Mio fratello il primitivo con tutti i capelli. Vedi, con cui tra l'altro cioè, lui, questo personaggio ha un fratello che adesso non ci arriviamo più. E c'è un fratello che ha tanti capelli. E lui è convinto che in questo fratello si sia nato dal coltello della madre con una gara. Tutti i capelli nerissimi, tanti fuori. E tra l'altro questo fratello gli faceva degli agguati al padre, si nascondeva quando il padre finiva di acconciarsi i capelli per mezz'ora di stare lì in bagno, quindi usciva fuori e lo spettinava con una scimmia, sarà un po' la storia del padre. Insomma, lui lo odiava. E allora, che comincia così? Uno non pensa mai che un giorno, quando meno se l'aspetta, gli può capitare di dover fare i conti con la propria vita. Perché nessuno crede che uno spiritoso qualsiasi può metterlo a nudo davanti a una platea di studenti che si danno in gomito e se la viene una squarciagola, come una volta capitato a me, a lezione. Trascorriamo la maggior parte del tempo a nasconderci e non facciamo i conti con chi all'improvviso potrebbe aprirci la porta del bagno nel momento meno opportuno. O ancora peggio, con un fratello che ci coglie a trastullarci sotto le lenzuole e corre a spifferarlo ai vicini o agli amici. A volte basta un ceffone inatteso per smascherare la nostra intimità, ma poi ci rendiamo conto che è stato proprio quel ceffone a rivelarci la fila nascosta delle cose. Insomma, quei momenti che ci colpiscono e che possiamo ricostruire nei dettagli, perché ci sembra di vederli attraverso una lente di ingrandimento, come fosse una zecca spaventata sul pelo di un cane. Ebbene, quei momenti a volte ci fanno ridere perché capitano gli altri, sono sempre gli altri a sprofondare nel loro viso di imbarazzo. Come un riso, l'ho visto uno in calzini affacciato al balcone mentre buttava le briciole in cortile. E tu dal canto tuo non sai, non puoi sapere che qualcuno ti ha spinto in una specie di burrone della memoria che sei rimasto così nella sua testa, per sempre. Nudo e i calzini, con la pancia nudo di fuori mentre scuoti la tovaglia. E io non so per quale motivo, quando penso a queste cose che ci fanno ridere o ci fanno piangere, mi ricordo di mio padre o di mio nonno, ma più di mio padre che di mio nonno, che fino alla fine dei suoi giorni, cioè fino a quando un infarto gli ha stretto il cuore, ha continuato a sfilare il vento per la strada, nascondendosi dietro agli altri o avanzando a stento da un cortile all'altro, con le mani sulla testa, in modo che, sempre quello stramaledetto vento, non gli spostasse il riporto che con tanta cura il tempo passato davanti allo specchio aveva disegnato sulla sua testa. Solo lui ora potrebbe capire perché sono qui, nascosto da tutti quelli che hanno voluto infamarmi, eppure da chi non ha avuto intenzione di farlo, ma l'ha fatto lo stesso, disonorandomi davanti a tutti. Non ho nessuna difficoltà a confessare che provengo da una famiglia di uomini caldi e onesti, che hanno sempre cercato, nel bene o nel male, ma sempre con audacia e coraggio, di sistemare la propria persona con dignità e eleganza, nell'intento di porre rimedio a una semplice alopecia idrogenetica.
Niente di che. Tutti gli uomini di questo mondo portano il peccato nascosto dentro di sé. Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Ogni calvo sa di cosa sto parlando. Quindi sono orgoglioso di appartenere a una famiglia di uomini riportati che non sono mai caduti in quel tremendo irresponsabile e consuetudine della nostra imprudente contemporaneità di rabbarsi la testa per smascherare la propria sana e insurabile calvizie. Quanta vergogna ci riserva questo nuovo secolo! Come non vedere la decadenza della, della società nel passaggio dal riporto alla massa pura? Da queste prime pagine si capisce come, per arrivare diciamo, questo primo termine della metafora, perché forse non c'è, però adesso non proviamo a utilizzarla, è già importante in sé. Quindi ricordo che la prima cosa del libro è un tipo di capelli che sta dopo quella calvizie, poi dopo viene il resto. Quindi, avrei già un'altra frase della prima. Partire dal presupposto che la superficie non ricopre nulla, la cosa in sé è nel suo involucro esterno, quindi andare avanti così di superficie in superficie. Quindi c'è un doppio movimento, che è quello della leggerezza e della profondità insieme, no? La profondità detta con leggerezza è una leggerezza che va sopra la profondità, e questo secondo me è molto interessante, perché è tutto detto con molto candore, anche con molta ironia, però quello che adesso vorrei mettere in evidenza è il fatto che il riporto comunque e la lotta treno che questo personaggio fa per conservarlo, quindi per mantenere un ordine impossibile, un equilibrio e un controllo impossibili, è anche quello che lo rende in qualche modo distaccato da tutti gli altri, cioè lo rende solo fondamentalmente, perché nemmeno la moglie lo capisce. E quindi c'è questa dimensione comunque di un uomo fondamentalmente solo, il lotto contro tutti. E vorrei sapere che bisogna essere. Sì, infatti tutti i personaggi più o meno che ho trattato nei libri sono fondamentalmente soli, fondamentalmente personaggi soli che si muovono come se fossero nomadi, no? Che non hanno rapporti con altri. E sono molto autoreferenziali, e vivono la vita in modo anche autoreferenziale. E quindi come se fossero costruiti all'interno di una gabbia, no? Però allo stesso modo tutto quello che gira intorno alla propria ossessione, un po' il fatto di ossessione è un po' anche questo, no? Avere un'ossessione significa anche questo, riportare quello che sta intorno a me e riportarlo verso di me, no? Vedere solo vedere la realtà in quella chiave lì. E più o meno sono tutti tracciati in questo modo i personaggi. Quello che diceva Lina prima, che aveva, infatti, riguardo alla superficie, i personaggi, a me mi piace molto vedere questa cosa della superficie, rimane un po', perché se noi vediamo la realtà con una lente di ingrandimento, diciamo quello che lo scopo è questo, vedere la realtà attraverso una lente di ingrandimento. Come se uno andasse a sbucciare quello che fa una persona ad un momento. Ci sono, per esempio, io ho un'amica che è una cosa che mi affascina moltissimo. Un'amica che ogni volta che va in bagno conta le mattine. Lei dice che ne ha 35, perché le conta così. E lei sa che ogni volta che va in bagno conterà le mattine, sa che ne ha 35, però non può fare niente. È una cosa affascinante, quelli che mettono le scarpe in un certo modo, insomma, credo che ci sia molto materiale narrativo. E ecco, e per chi fa queste cose, insomma, a me mi pare che sono persone che sono da sole e che vedono tutto il mondo che lo circonda attraverso quella chiave. E a me questi personaggi così mi piacciono, perché non so, mi danno. Non so perché, però mi danno un'apertura narrativa. Che in altri modi
quindi ho pensato, mi è venuto in mente questa parola sinedoche, un romanzo sinedoche, come direte la parte rappresenta tutto, ma senza dirlo, rimanendo sulla parte, quindi rimanendo sul ricordo. E mi è piaciuto molto questo procedimento, di non partire dall'evento, dall'evento grande. E vorrei fare una domanda, cioè, per trattare anche quell'altro libro che è sul 1982, di cui ancora non abbiamo parlato, che è la storia di questo ragazzo, una storia costruita in maniera un po' particolare a livello cronologico, perché si alternano piani differenti, quello del piano di quando lui è in guerra in Francia e quello di quando lui è già ritornato. E la guerra, stiamo parlando della guerra delle isole Falkland, e quindi già questa narrazione un po', e in questo caso si percepisce il forte sentimento di assurdo della realtà di questo personaggio che non ci crede per niente in questa guerra, eppure ci si è trovato dentro e non l'accetta, e nello stesso tempo tenta di rendersi, diciamo, adatto alla guerra, cioè si sente niente quello che cerca di fare in fronte. Quindi questo sentimento di assurdo si potrebbe dire che è nelle cose, cioè è nel rapporto, nel fatto di voler, è nel fatto di voler vedere la casa pulita. C'è già un sentimento di assurdo nella sua concezione. Sì, ma allora, sì, come letteratore, come quello che faccio, sì, effettivamente uno legge l'assurdo, il punto è che sia credibile. Cioè, uno può raccontare qualsiasi storia, l'importante è che anche se è assurda, che sia credibile per chi la legge. Questa cosa dell'assurdità, io la ricorderei ancora più assurdo, è stata quella guerra lì, è stata fare quella guerra lì, mi sembra ancora più assurdo, e ancora più assurdo mi sembra mandare in guerra ragazzini di 18 anni, e mi sembra ancora più assurdo, no? È ancora più surreale. Lui si riferiva a un libro che ho scritto che si chiama Sud 1982 e che racconta appunto la vicenda di questa guerra tra l'Argentina e l'Inghilterra, perché per chi non lo sa l'Argentina ha avuto l'ardire di fare una guerra anche con gli inglesi e cioè invadere racconto un po' come c'è contestualizzo le cose perché se no non si capisce, lo dico storicamente. Cioè l'Argentina allora comincia la dittatura nel 76 e finisce nell'83 e finisce proprio con questa guerra. Nell'82 ormai c'è un dissenso totale nella società, non ne potevano più dei militari, allora loro per giustificare o in qualche modo per rilanciare o per rimanere ancora al potere hanno appunto fatto questa guerra, hanno invaso quelle isole che geograficamente stanno vicinissimo all'Argentina, 400 chilometri dalla riva, e però che sono inglesi, inglesi dall'Ottocento, e vivono coloni inglesi, e allora le hanno invaso, ma erano mille persone, c'erano mi pare che una sola caserma, insomma, hanno sbarcato le isole e hanno invaso. E forse non si aspettavano che gli inglesi la Margaret Thatcher pensavano che non rispondesse con quel modo, invece sono arrivati con un arsenale medico spropositato e chi sono andati al fronte sono stati tutti ragazzi tra 18 e 19 anni, classe 62 e 63. Io in quel periodo facevo il militare con classe 63, sono classe 63 e quindi nell'82 ero 18 anni. Ed ero appena entrato a fare il militare, era marzo, la guerra era cominciata il 2 aprile. E niente, poi insomma, finita la guerra, io insomma era una storia dimenticata che faceva parte di quella della storia argentina, della tragedia, eccetera, eccetera. Insomma. Però poi nel tempo ho cominciato a ricordare, più che la guerra in sé, a ricordare il racconto. Di un amico con cui io giocavo a pallone, che si chiamava Manuel Pérez.
a uno dare dei benevoli, voglio dire, dire il massimo, ancora Maradona non dice. Che giocava molto bene. E lui era stato 19 giorni a combattere in trincea e raccontava questa storia con una leggerezza che a me sempre, poi ho pensato che era bello appropriarsi dei suoi occhi e raccontarla con i suoi occhi, insomma, questa guerra. Ed era così, cioè lui aveva raccontato una volta che era in trincea e aveva una fame pazzesca, perché non arrivava da mangiare. E quindi era uscito dalla trincea e aveva sparato, non so che cos'era, un volatile. E questo volatile stava realizzando un atto. Allora lui si è tolto i pantaloni, è entrato, solo che acque l'hanno tirato, e lì è quasi il volo su. E lo hanno dovuto togliere perché si stava congelando prima. Ecco, e lui lo raccontava un po' ridendo questo. Allora ho sempre pensato che, insomma, mi sentivo indebito con lui, dicevo, per questa storia bisogna che la racconto qualche modo. E il libro è un po' il nato di questo racconto di questo ragazzo, perché l'altro, non dal racconto in sé, ma dal suo sguardo. E niente, sì, la storia un po' è assurda, perché questa in particolare, sul 1982, perché è assurda, era la realtà che si viveva, no? È un po' autobiografica, insomma, ho posto alcune cose per un po' autobiografiche. Infatti, in questo caso non c'è stata una decisione di creare tanti progetti da solo. E per ricollegare questo cartello iniziale, a un certo punto il personaggio dice, cioè vuole alla fine di questa guerra, vuole andare via dall'Argentina, no? E allora dice una cosa molto interessante. Magari in un posto dove avrei potuto pensare a parlare in un'altra lingua, perché lì mi sentivo come prigioniero delle parole. Tutto mi ricordava le bambine, la trincea, degli impatti, degli elicotteri. E poi c'è un'altra parte in cui c'è scritto. Secondo lei, se non si riesce a fare il punto della situazione in loco, diceva, la cosa migliore da fare è viaggiare e andare in giro per il mondo. Quindi in questo caso proprio si capisce, questo è autobiografico, cioè nel senso, una lingua è anche tutto quello che si porta dietro, dei ricordi, anche se tanti altri. Dice così, diceva, tutto mi ricordava le bambine, la trincea, i piedi zuppati e i coltelli. Me l'aveva detto mio padre, dovresti imparare a capo una lingua, così puoi pensare e sognare senza il ricordo di quelle vecchie parole. Nuova lingua, nuova libertà. È stata la prima volta che mi ho dato la lingua. E io penso, come diceva all'inizio, no? Cioè uno si porta dietro tutto un corredo di ricordi. E ogni cosa, insomma, porta con sé le parole. A volte noi non ci pensiamo perché le usiamo quotidianamente, ma quando certe parole non le usiamo più, ci rendiamo conto che dentro quelle parole ci sono tante cose che poi noi cerchiamo di ricostruire, insomma. E niente, in quel periodo lì, a me mi succedeva un po' così, che certe parole, insomma, mi sembravano che mi evocassero un passato del quale in qualche modo mi volevo liberare, era così che volevo, quello che poi volevo andare via dall'Argentina, ma non specificamente per la guerra, ma assolutamente no, perché sono andato via anche 5 anni dopo. Non era questo il punto, però il punto era che c'era un vissuto, insomma, anche in parte doloroso. E niente, e questo vissuto era molto legato alle parole. E quindi c'è questa cosa di mio padre che mi ha detto quello, io non mi ricordo se me l'abbia detto veramente, però comunque ci stava. E comunque mi sembrava bello che la dicesse, anche se non l'ha detto. Forse
Leggo in un'intervista che è scritto: quando si lascia il proprio paese d'origine e si va a vivere in un altro posto, con culture e lingue diverse, si imparano subito due cose: a rimpicciolirsi un po', quindi a farsi più anonimo di quanto lo fossimo già, e a rinunciare alle vecchie abitudini. Ritorno ancora a questo. Era un movimento diverso, cioè, in particolare per farlo come in particolare per lo stesso. Qui lei sta dicendo che bisogna rimpicciolirsi, mi potrebbe spiegare meglio questa cosa del rimpicciolirsi? A volte non dice le cose che ci stanno bene in quel momento, adesso non mi ricordo il contesto, però sì, questa cosa di farsi un po' più anonimo, perché come dire, quando noi viviamo inseriti in una società, abbiamo i nostri amici, i nostri parenti, no? Cioè siamo, come dire, un'isola con tanti approdi, no? Cioè abbiamo tante cose, parenti, amici, luoghi, di sport, tante cose. Quando uno arriva è un'isola davvero, cioè non ha rapporti, non ha pochissimi rapporti, ha pochissimi contatti. Forse era quello che mi viene, no? E non abbiamo ponti, siamo tagliati, no? Dopo uno piano piano comincia a ricostruire e poi però diventa un po' anonimo, no? Perché io credo che uno quando vede tanti migranti che stanno in giro, che vanno alla stazione del treno, vede tantissimi migranti, no? Si rende conto che sono magari tanto anonimi rispetto, ma non so, mi dà un'impressione di forse in questo senso qua. Lui diceva che per lui l'esilio era un fatto linguistico, no? Che era una cosa, io sempre l'ho trovato tanto bene, perché uno che l'esilio comporta più che uno spostamento fisico, comporta un modo di vivere diversamente la propria vita. E una cosa che sposto in pieno, perché credo che il fatto di vivere fuori sia un problema soprattutto linguistico, no? La vedo da questo punto di vista qua. Mi rendo perfettamente conto che non è che nascondo che ci sono migranti che trovano altre difficoltà di allenare, insomma, le difficoltà che trovano. Però insomma, però non possiamo trascurare questo aspetto qua, perché la prima, diciamo che la prima porta è sempre la lingua quando andiamo in un altro paese, no? La prima porta che apriamo è quella della lingua. E poi anche quello che cerca di fare il protagonista del report, cioè di rendersi il più possibile anonimo, anche se ce l'ha addosso la marca dell'università, la scelta di cosa ce ne sono dati. Non so se vogliamo. Che ore sono? 7:15. Quanto? 7:15. Non so se ci sono degli interventi, se qualcuno vuole fare una domanda. Recanatese fin dai tempi dell'ebreo e la fin del canale. I canali si dividevano in diverse categorie. I canali della giovane dello spirito, ovvero un canale compatico, incurante, che si tagliava i capelli ogni 3 o 4 mesi e che spesso non si lavava neanche, andava in giro con la testa spettinata e il sudore dietro il collo come se niente fosse. Il cagliaretto di Matteo, un uomo che non si toglieva mai il cappello perché si vergognava di mostrare in pubblico la sua tutta pelata, si riempiva il cuore capelluto di sostanze strane per favorire la rincrescita. Un periodo raccontava a suo figlio, si faceva fare dei massaggi alla testa da un tailandese, con gli scarsi risultati, ma lui, il pelato Matteo,
non aveva mai perso la speranza di rimboschire quella larga chiesa. C'erano anche i cani della Bislacchi, che al posto dei capelli avevano adagiato un parrucchino bruno spento con qualche sfumatura olivastra che aumentava a seconda dell'intensità della luce. I cani della Bistiero, anche lui imparruccato sin dalla giovinezza, che si racconta mentre seguiva la manutenzione settimanale del suo tupè, lo aveva lasciato ad asciugare sul termosifone e quando era tornato a riprenderselo lo aveva trovato tutto morsicato dal cane. Da quel momento in poi Destiero aveva lasciato perdere il parrucchino per farsi un trapianto, un vignetto con una trentina di meridiani perfettamente asimmetriche. Poi c'erano anche i cani come i Toldini, detti anche Foratelli, gente volgare dalla quale i miei si erano tenuti sempre alla larga, una famiglia con un numero cospicuo di pedali che si rasavano a zero per mascherare la capizia, svelando però una misera capoccia spelacchiata di insulsa forma di patata lessa. E infine noi, l'illustre ramo dei Miraducci, gente nata con il corpo, che non si è mai arresa e ha sempre fatto i conti con la propria natura, lavorando di pettine, anche con il contorno intuppato di un gelo nell'ordine del vicino, addirittura nella coda del pesce, con il nonno, combattendo fatica di domica capigliatura. Non c'è niente di più onorevole che camuffare una mancanza con le proprie risorse, era la massima dei Miraducci. O della maggior parte degli annunci, senza ricorrere ai costicci, parrucchini o trapianto che siano, e senza ricorrere nemmeno alla personale abbassatura. La miseria dei nostri tempi, però, aveva ridotto l'arte di mio padre a una ridicolaggine, a una buffa conciatura, senza capire la sostanza, la ricerca di un modello e la sua scelta, senza capire inoltre la fatica per appiattire quei due o tre riccioli dispettosi dietro l'orecchio. E la delusione che provava, per esempio, quando l'urgenza rendeva il vigore di quello non da strada. Insomma, noi che Miraducci non ci siamo mai piegati ai tempi moderni e abbiamo continuato, di generazione in generazione, a cercare uno stile consono alla nostra personalità. Questo è Fiorenza, signori miei. Perché non so, la svegli, c'è lui che continua a rimuginare, succede un sacco di cose in questo libro. Tra l'altro a un certo punto prende una deriva narrativa veramente inaspettata, parliamo di umbri antropofagi, no? E poi di lui, non svegliamo ma non svegliamo altro, però c'è la storia che potrebbe essere realistica, però è abbastanza assurda. Succedono molte cose a livello narrativo. Sì, perché poi quando lui, insomma, dopo questa grande seminata, lui va a vivere in un bosco, in una grotta, e lì gli capitano un sacco di cose. Io ho cercato di pensare, di ricostruire come se uno di noi, per esempio me, che non ha a che fare con i boschi, cioè non ho mai vissuto in un bosco, quindi se un punto in bianco io mi trovo la sera a vivere in un bosco, insomma, come la cavo, che cosa mangio? Cercato di fare questa cosa. E poi, non so, possiamo andare a raccontare qualcosa senza andare. E succede questo. Allora, lui trova una grotta, no? E trova una grotta. E si sente molto assolato in questa grotta. A un certo punto arriva, e si trova in questa grotta, arrivano due ragazzini che passano. Non si sa che cosa fanno, e c'è un dialogo tra il personaggio e questi due ragazzini. Allora uno di loro gli chiede perché porta. E lui effettivamente non sa che cosa risponde, però gli dice la prima cosa che mi viene in mente, dice perché gli porta fortuna. Allora questo ragazzino ha detto, ma se gli porta fortuna, gli chiede, insomma, dopo un po' gli chiede se gli può toccare, così porta fortuna anche a lui, se c'è se lo può. E niente, lui ha un po' una voglia, insomma, di essere toccato, però lo lascia fare e poi il giorno dopo questo ragazzino porta una zia in montagna dove sta questo personaggio che soffre forte di un cranio molto forte
differenza della zia che c'è questa cosa. Allora questa zia gli tocca i capelli e c'è un gesto molto coreografico di questa signora. E dopo un po' passa le passa e allora poi questa porta al marito che soffre di vermi al disco e allora poi, arriva il marito e gli spiega come deve fare, no? per toccare il riporto e poi con la stessa mano si deve toccare insomma come fa male e li passa e così piano piano si crea tutto un peregrinaggio pazzesco. Questa volta arrivano di più e poi a quel punto lui capisce che dovrà scogitare un'altra fuga anche perché qua si diventa una prigione, no? Perché una peregrinaggio continuo. E insomma io penso che poi le superstizioni sono un po' così proprio per la mente, quindi si deve inventare qualcosa. Ecco, dopo lui dovrà scogitare un altro modo di fuggire anche a questo. Sì, ma riporta diventa anche la prigione, anche se la sua sessione diventa in qualche modo la sua prigione, perché in continuazione cioè, c'è un'insidia con sempre che lo persegue. Così ha indagato e ha sanato un po'